Partenza alla grande per la 18ª edizione dei Giochi del Mare a Vasto con ben due record mondiali in apnea. Livia Bregonzio, varesina pluricampionessa che ha percorso 140 metri in 2 minuti e 22 e la nostra Ilenia Colanero, abruzzese di Lanciano, che ha percorso 70 metri in 1 minuto e 21 secondi. Due donne che hanno dato il via alle tante attività. Tanti sacrifici ripagati da questa emozione. Sì, finalmente sì, dopo tanti anni, dopo l'incidente che comunque mi ha portato a non poter fare più attività al di fuori dell'acqua, mi ha fatto scoprire questo mondo dell'apnea, inizialmente per una sorta di calma spirituale, poi è diventato agonismo, ed eccoci. Ha un record mondiale, categoria disabili, lineare in mare, un'esperienza fantastica. Una domanda che dopo, a chi dedichi questa vittoria? La dedico soprattutto a me stessa, questa vittoria dopo tanti anni di sacrifici, e mia mamma, i miei genitori e tutta la mia squadra. E prima di questa bellissima emozione, quella dei record in apnea, il taglio del nastro per dare il via ai giochi del mare che vedono coinvolti oltre 200 atleti in 15 discipline circa. Sindaco Francesco Menna, cosa significa questa inaugurazione per Vasto? Significa ricominciare, rinascere rispetto a una pandemia che ha bloccato ogni tipo di attività sociale. Un grazie di cuore alla FIPSAS, alla Regione Abruzzo, agli sponsor, alle capitanerie di porto, alle forze dell'ordine, a tutti coloro che hanno fatto collaborazione circuito virtuoso per regalare alla Regione, alla città, un evento bellissimo. Cosa si aspetta? Mi aspetto tanta gente, tante televisioni, tanti applausi, tanti virtuosismi, tanta positività, ma soprattutto ricominciare rispetto a una pandemia che ci ha legato le mani. Consigliere regionale Sabrina Bocchino, che ha fortemente voluto a Vasto questo evento, ci stava lavorando da tempo. Sì, ci stavamo lavorando da un anno e mezzo insieme a Lorenzo Briani, noi ci conosciamo da tempo, lo volevo in Abruzzo, ma soprattutto lo volevo a Vasto. La fortuna e anche insomma, il fatto che ci siamo comportati bene ha voluto che in concomitanza di questo grandissimo evento che ha risonanza nazionale andassimo anche incontro alla zona bianca, per cui veramente un momento di rinascita per i nostri ragazzi che sono tantissimi, arrivano da tutta Italia e sono le persone che hanno sofferto di più di questa pandemia, quindi una rinascita per loro, una rinascita per l'economia, una rinascita per il turismo, un grande evento in un posto meraviglioso. Comandante Minervino della Direzione Marittima Abruzzo Molise, un grande evento per ripartire con il grande supporto della Guardia Costiera. Sì, il nostro supporto è principalmente di tutela degli atleti che svolgeranno questa manifestazione. Siamo contentissimi perché lo sport abbinato al mare è sempre una cosa, un obiettivo di prestigio da conseguire. Tutto si svolge in sicurezza ovviamente, diciamolo. Ce l'auguriamo, noi facciamo il nostro meglio, siamo tutti schierati, uomini, mezzi navali e anche un elicottero.